Costantino Troise, dottor Troise, segretario nazionale della NAO Assomed. Qual è la fotografia che può scattare dell'Abruzzo in un contesto nazionale dal suo osservatorio privilegiato? Beh, il contesto nazionale a 40 anni di nascita, il servizio sanitario non vive di buona salute, insomma, ed il futuro appare molto rischioso. Una politica annuale di definanziamento, una politica di impoverimento di risorse umane, tant'è che oggi mancano i medici, anche volendoli assumere, una politica che ha ridotto il diritto alla salute dei cittadini, mette a rischio un grande patrimonio civile, sociale e professionale. Insomma. La cifra che caratterizza il contesto attuale è una profonda diseguaglianza, insomma, una frattura di accesso ai servizi tra nord e sud che coinvolge ovviamente anche l'Abruzzo, insomma, che rischia di rimanere fuori da quelli che sono gli standard garantiti alle regioni del centro-nord. Noi oggi abbiamo un grande problema, che è quello di garantire la sostenibilità di un servizio sanitario capace di assicurare a tutti i cittadini il rispetto della Costituzione in un sistema universalistico che non fa dipendere il diritto alla salute dal luogo di residenza o peggio ancora dal reddito. Tutto quello che ha detto fa ipotizzare che la devoluzione alle regioni in materia sanitaria è stato un errore. Non ha prodotto i risultati sperati. Ha aumentato le diseguaglianze e rischia di aumentarle ancora di più, anche nella forma dell'iperfederalismo che alcune regioni sarebbero realizzando. Insomma. Di fatto un diritto alla salute che uno è indivisibile viene declinato in 21 modi differenti. Di fatto la stessa aspettativa di vita cambia da regione a regione, di fatto le stesse condizioni di salute, il capitale dei poveri, il bene più prezioso, rischia di essere affidato a variabili contingenti come lo stato dei servizi di alcune regioni, il luogo di residenza e la politica regionale, insomma. Noi abbiamo bisogno di recuperare un'idea unitaria di sistema sanitario che restituisca un approccio alla salute come un diritto della cittadinanza, indipendentemente da dove si trova a vivere. Rischiamo invece di aumentare ancora di più le distanze e aumentare ancora di più le diseguaglianze in un sistema che il mondo ci invidia. Dottor Filippo Gianfelice, il segretario regionale uscente della NAO Assomed, dopo questa lunga esperienza, che fotografia si sente di scattare della sanità in Abruzzo e dello stato di salute dei medici, perché anche loro ce l'hanno, no? Beh, io devo dire sinceramente una cosa, che questi sono stati anni abbastanza duri, perché siamo passati attraverso il piano di rientro che sicuramente è stato un miglioramento dei conti economici, sicuramente a fianco a questo c'è stato anche un miglioramento dell'organizzazione sanitaria, ma questo molto l'hanno pagato i medici. E l'hanno pagato i medici perché uno dei passaggi più importanti è stato proprio il blocco del turnover del personale, il blocco e la riduzione dei posti letto e quindi la riduzione delle unità operative complesse, quindi meno posti, meno personale. Cioè la salute dei cittadini abruzzesi è migliorata in questi anni, però questo molto sulle spalle dei medici. Ecco, futuro come lo vedete invece? All'orizzonte cosa c'è? Dopo questa, diciamo, uscita dell'Abruzzo dalle secche, no, del commissariamento? Beh, diciamo che questa uscita c'è stata, questo però è stata abbastanza gravosa. Adesso bisogna fare degli investimenti, bisogna fare due grossi investimenti. Il primo sul personale. Cioè se vogliamo andare avanti, se vogliamo veramente mantenere i livelli delle regioni del nord, dobbiamo aumentare il personale. Personale per abbattere le liste d'attesa, per migliorare la performance degli ospedali, per migliorare quella che è l'attività nell'ambito degli ospedali. E dall'altro lato, questo è un altro tema importante, qui all'Aquila questo è molto sentito, noi abbiamo i due terzi degli ospedali con un'alta vulnerabilità sismica. Qua bisogna ricostruire gli ospedali. Noi in Abruzzo dobbiamo fare degli ospedali nuovi, noi l'abbiamo detto, lo stiamo dicendo da tanto tempo, ci sono tutte pratiche attivate, però ancora non siamo arrivati a una soluzione, ancora non vediamo niente di concreto, quindi questi sono i due punti più importanti. Per chiudere, le esigenze di spesa come si conciliano con quelle di una buona sanità? Beh, diciamo che l'equilibrio in questo momento del conto economico del Fondo Sanitario in Abruzzo è buono, siamo arrivati in pareggio, siamo stati bravi, è stato bravo sia l'assessore a fare il compitino, a riportare tutti i conti in maniera perfetta, adesso bisogna investire, fare dei passaggi di investimento, ci sono dei soldi da parte, ci sono ancora dei soldi da spendere sul personale, c'è ancora spazio, quindi bisogna fare degli investimenti. Dottor Grimaldi, direttore del reparto di malattie infettive all'ospedale dell'Aquila, è il nuovo segretario regionale della NAO, il sindacato dei medici. Cosa hanno da dire i medici sulla sanità in Abruzzo?
Ma sulla sanità in Abruzzo purtroppo si potrebbero dire tante cose. Credo la cosa più importante è che in questo momento c'è una grossa necessità di tornare a investire sul capitale umano, quindi soprattutto sui giovani, perché credo che la concorrenza nei prossimi anni tra gli ospedali non si farà tanto sulle mura, ma si farà soprattutto sulla capacità di attrarre giovani professionisti qualificati. E la concorrenza col privato? Ma la concorrenza col privato, credo che col privato più che concorrenza ci debba essere complementarietà, fermo restando che però il privato non può scaricare alcuni costi sul pubblico, cioè il privato per essere veramente concorrenziale deve fare tutto come il pubblico e non può scegliersi solo le cose che fanno comodo. I medici non sono quelli ospedalieri ma sono anche quelli privati e anche quelli di base, loro dovrebbero dare una mano maggiore a non intasare ad esempio i pronto soccorsi e a snellire le liste d'attesa, o sbaglio? Questo sì, io credo che nel territorio ancora siamo in una fase embrionale, mi consenta il termine medico, dovremmo evidentemente strutturare meglio il territorio, far partire alcuni progetti come le case della salute e mi permette di dire anche portare i medici ospedalieri sul territorio, perché credo che il futuro sia anche quello. Come si concilia l'esigenza di far quadrare i conti? L'Abruzzo è in uscita, no? Uscito o in uscita dal annoso commissariamento, l'esigenza di far quadrare i costi, dicevo, è quella di una sanità efficace ed efficiente. Ma io credo che politiche eccessivamente ragionieristiche siano dannose, cioè le faccio un esempio, se noi abbiamo pochi medici in un reparto, il rischio che aumentino errori, oppure se un medico fa turni massacranti e abbiamo un problema di disagio medico, perché l'età media ormai dei medici nei nostri ospedali è altissima, è intorno ai 56 anni, e dicevo, se abbiamo diciamo, dei problemi, questi si ripercuotono negativamente, cioè nel senso che aumentano i contenziosi e quindi noi risparmiamo sì perché non assumiamo i medici, però poi dopo i contenziosi sono costosissimi. Allora bisognerebbe conciliare due aspetti. Cioè politica sì, capisco di rigore perché l'Italia è un paese che non cresce più da anni e quindi ci sono una serie di combinazioni negative, è un paese ad alto debito pubblico, però credo che la sanità è uno di quei settori su cui bisogna investire, d'altronde non dimentichiamo che il 10-11% del nostro PIL è agganciato ad esempio a questo sistema sanitario, c'è un'industria farmaceutica che è la prima a livello europeo, quindi la sanità non produce solo debiti ma produce anche tante cose buone e le vediamo tutti i giorni e non a caso il sistema italiano è considerato tra i migliori al mondo, abbiamo un'attesa di vita lunga, però proprio perché abbiamo ormai un'attesa di vita molto lunga bisogna investire più risorse sull'assistenza per esempio agli anziani, ai pazienti con cronicità, ai pazienti fragili. La politica deve essere questa, cioè la sanità può essere anche un volano dell'economia dove c'è buona sanità, ne abbiamo tante testimonianze, purtroppo oggi abbiamo una sanità a macchia di leopardo e molte delle eccellenze sono concentrate soprattutto nel nord Italia, ma anche qui abbiamo ottime eccellenze, però se abbiamo bravi giovani e li facciamo fuggire perché non diamo loro opportunità è chiaro che diventeremo presto una sanità di serie B. Dottor Rinaldo Tordera, direttore generale della ASL 1 Abruzzo, Avezzano sul Mona L'Aquila, una sanità, dicono, fanno osservare i medici a macchia di leopardo, col senno di poi, dopo anni è stato un errore devolverla alle regioni? Allo Stato? Beh, è probabile che sia così, io non sono in grado di giudicare, anche perché comunque sono passati tanti anni e comunque poi i problemi della sanità sono talmente spessi e corposi e nell'ultimo decennio, quindicennio, hanno obbligatoriamente avuto a che fare con la riduzione dei costi, con l'obbligo della riduzione dei costi, quindi non si può dire questo. Lo stato dell'arte è uno stato dell'arte complicato, complesso, quindi la responsabilità di tutti noi è proprio quella di assicurare il meglio delle prestazioni a tutti, soprattutto in un'ASL come la nostra che è molto diffusa sul territorio, pur in costanza e con l'obbligatorietà di continuare a ridurre i costi di gestione. I direttori generali dell'ASL sono solo degli esecutori delle volontà politiche o hanno modo di
dire la loro, dettare la linea in qualche modo nella politica della sanità territoriale? No, indubbiamente noi la nostra autonomia gestionale l'abbiamo, però all'interno di quelle che sono le strategie definite dalla regione, pur però considerando il fatto che l'imposizione da parte della regione dei tetti di spesa, ovviamente laddove è necessario prendere decisioni che impattano dal punto di vista economico e finanziario, sono limitate da questi tetti.